Henri Azam. Il medico francese Henri Azam, esperto di ipnotismo. Nel 1887 studia Felida, una ragazza triste e ansiosa, sempre preoccupata dei suoi mali, evidentemente isterica, ma dall'età puberale, quasi ogni giorno, dopo un sonno profondo, che in genere non durava più di qualche minuto, si risvegliava allegra, esuberante, vincente. Come si spiega questo fenomeno delle personalità alternanti? Con l'insegnamento della reincarnazione. Commento. Si spiega col fatto che, durante l'età puberale, il corpo mentale, che esprime la personalità dell'individuo, prende il pieno possesso del suo corpo fisico. Se la personalità non è univoca, si scinde in più personalità, provocando il fenomeno delle personalità alternanti. Alcuni sensitivi esprimono una loro diversa personalità, che non è una personalità extracorporea.